Siamo giunti alla 109esima puntata di Pillole da Montecitorio, in particolare la settimana che va da martedì 15 febbraio a giovedì 17 febbraio. Lunedì non c'è stata la consueta discussione generale, che è stata invece spostata alla mattina di martedì, poiché molti provvedimenti li portavamo dalla settimana scorsa e avevamo già fatto la discussione generale. La discussione generale questa settimana era riguardante due punti nuovi: una serie di mozioni presentate, la prima presentata dall'Italia dei Valori e poi da tutti gli altri gruppi, relativa alla definizione di un piano per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan, e la seconda invece un provvedimento, anche questo bipartisan, che recava disposizioni in favore dei territori di montagna. Quindi nel pomeriggio abbiamo iniziato i lavori, però reinserendo un punto che era stato rimandato qualche settimana fa, lo ricorderete, era la ratifica tra Italia e Brasile. In particolare era successiva alla discussione in aula, alle polemiche che c'erano state per la mancata estradizione di Battisti da parte del Brasile di Lula, e quindi era stata rinviata. Ora è tornata con l'accordo di tutti i gruppi e votata all'unanimità come primo punto del pomeriggio della giornata di martedì. Poi nel seguito della giornata di martedì abbiamo discusso, continuato a discutere e votare le mozioni che riguardavano il piano per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan. La mattina di mercoledì abbiamo iniziato con un provvedimento appunto condiviso come quello che recava disposizioni in favore dei territori di montagna, e poi nel pomeriggio abbiamo, dopo il question time, affrontato uno dei due provvedimenti che ci portavamo dalla settimana scorsa, e cioè quello che recava disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, provvedimento scusate, che anch'esso condiviso è stato votato all'unanimità. Abbiamo poi rimandato a giovedì mattina un secondo provvedimento che pure arrivava dalla settimana scorsa, lo ricorderete, ed era quello che riguardava l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Provvedimento questo non condiviso, che ha visto una singolare e stigmatizzata anche da molti di noi in aula, come dire, accordo tra l'Italia dei Valori e la maggioranza, ed in particolare della Lega, e che è stato votato nella mattinata di giovedì. Poi, come di consueto, nel pomeriggio di giovedì le interrogazioni e interpellanze. Ovviamente, come potete immaginare, il clima nell'aula era un clima particolare. È arrivata il rinvio a giudizio da parte del GIP di Milano nei confronti di Silvio Berlusconi, e questo ovviamente ha procurato un po' di fibrillazioni, non necessariamente in aula, ma il clima era quello che era. La prossima settimana avremo il mille proroghe che ci arriva dal Senato, proteste sia da parte dell'opposizione che della maggioranza, perché in realtà ci troveremo, essendo che scade il 27 febbraio, a doverlo affrontare senza poterlo praticamente neanche potuto visionare. Le commissioni riunite prima e quinta, cioè affari costituzionali e bilancio, che dovevano esprimere il parere su questo provvedimento, non lo hanno fatto. La maggioranza si è fatta un po' di ostruzionismo e poi ha mandato tutto a monte, quindi il provvedimento arriverà senza relazione in aula. Perché? Perché la maggioranza nelle due commissioni non ha la maggioranza, e quindi piuttosto che andare al voto e probabilmente andare sotto, e quindi magari far approvare un provvedimento modificato, il che avrebbe comportato molto probabilmente la decadenza del decreto, ha preferito, come si dice, buttarla in caciara e fare in modo che tutto si risolva nell'aula la settimana prossima. Settimana prossima, nella quale è già noto arriverà la fiducia da parte del governo su questo provvedimento, quindi non ci sarà possibilità né di emenda né sostanzialmente di discussione, e presumo che ci sarà una forte reazione da parte dell'opposizione, che quindi questo porterà via tutta la settimana prossima, a partire da martedì, quando comincerà la discussione generale. Ma ovviamente di questo e di tutto quello che potrà seguire nei giorni prossimi, nella settimana prossima, dal punto di vista politico e parlamentare, ne parleremo nella prossima puntata di Pillole da Montecitorio. Per il momento è tutto, e vi auguro una buona giornata.